Gli animali hanno una percezione straordinaria degli eventi anomali, sentono i temporali ancor prima che arrivino, subiscono le vibrazioni dei tuoni con timore, tanto quanto i fuochi artificiali. Per i proprietari di animali, soprattutto a Capodanno, si sta ancora più vicino al proprio quattro zampe. A Capodanno è un momento di festeggiamenti, ma anche un momento di fuochi d'artificio, quindi bisogna stare molto vicino ai nostri piccoli amici perché soffrono molto la paura di questi rumori forti. L'ideale è tenerli all'interno dell'ambiente casalingo e non nei giardini, onde evitare anche che possano scappare presi dal panico. L'altra cosa che si può sicuramente fare è quella di tenerli all'interno dell'ambiente con magari la televisione a volume un po' più alto per cercare di sovrastare i rumori che provengono dall'esterno, accarezzarli, tenerli tranquilli in modo da fargli capire che non esiste un pericolo vero e proprio, ma è solo un rumore molto forte che non crea nessun tipo di disagio. E se questi accorgimenti non fossero sufficienti, si deve ricorrere a trattamenti calmanti anche naturali a base di melissa, valeriano, triptofano per far sì di abbassare lo stato ansioso del proprio cane, del proprio gatto. In questo modo la percezione che loro hanno di un rumore esterno che può creare panico risulta molto più attenuato e molto più facile da gestire. Queste sostanze naturali, melissa, valeriana, triptofano, piante in generale, si possono trovare negli alimenti e anche negli integratori. Certo è che essendo sostanze naturali bisogna dare tempo a queste sostanze di agire e quindi non vanno somministrate pochi giorni prima dell'evento che possa scatenare il panico, ma almeno qualche settimana prima, in modo da far sì che il prodotto funzioni in modo adeguato. L'associazione tra alimento e integratore permette sicuramente di avere dei risultati più veloci. Non usare petardi sarebbe la soluzione migliore, soprattutto se nelle vicinanze abita un amico a quattro zampe. Pensateci.